Buongiorno, benvenuti sul mio canale. Oggi vi voglio proporre una focaccia siciliana, non messinese e nemmeno trapanese, ma palermitana, lo sfincione. Lo sfincione si fa alto, quindi è come se fosse una focaccia. Per fare questo tipo di ricetta ci occorrono per l'impasto 250 di farina 00, 250 di semola di grano duro rimacinato, 25 g di olio, 15 g di sale, 2 cucchiaini di zucchero e 3 g di lievito, perché farò una lievitazione un po' più lunga, 325 di acqua a temperatura ambiente. Invece per il condimento ci occorreranno dei pelati a pezzettoni, che all'incirca saranno un barattolo, diciamo, saranno 350 di pomodoro, e 2 acciughe salate, del pan grattato, 2 cipolle dorate, del caciocavallo fresco e del caciocavallo stagionato che poi andremo a grattugiare, dell'origano egadino, l'olio e il sale. Andiamo a procedere con l'impasto. Allora, iniziamo con mettere l'acqua nella nostra planetaria e sciogliere i nostri 3 grammi di lievito di birra. Aggiungiamo lo zucchero, 2 cucchiaini, e iniziamo così a sciogliere il nostro lievito. Allora, vi chiederete, dici, ma come mai stai facendo una ricetta che non è né di Trapani e né di Messina? Ebbene, è anche una parte, diciamo, della mia famiglia proviene anche da Palermo. La mamma, la mia bisnonna, sarebbe la mamma di mia nonna materna, proveniva da Porticello, che è vicino Palermo, quindi anche questa è una ricetta delle mie origini. Allora, abbiamo sciolto il nostro lievito. A questo punto azioniamo la nostra planetaria con il gancio e iniziamo a mettere la nostra farina. Cominciamo a mescolare e uniamo. Man mano che vediamo che si asciuga, andiamo aggiungendo l'acqua finché non completiamo, diciamo, con tutta la farina. Allora, abbiamo completato di inserire sia l'acqua che la farina, adesso mettiamo l'olio. Lo facciamo assorbire piano piano, aumentando un pochino la velocità della nostra planetaria. Allora, abbiamo inserito tutto l'olio e adesso inseriremo il sale, 15 grammi. Facciamo assorbire anche questo e poi ci trasferiamo sul piano per fare le pieghe all'impasto. Allora, abbiamo incordato l'impasto, ora lo trasferiamo sul piano e facciamo le pieghe di rinforzo. Intanto lo lasciamo riposare così 10 minuti coperto e poi iniziamo a fare le nostre pieghe. Allora, trascorsi 10 minuti di riposo, andiamo a vedere l'impasto e incominciamo a fare le nostre pieghe. Facciamo la nostra piega stretch and fold, così, in modo tale che il nostro impasto si rinforzi. Vedete come diventa subito liscio? Facciamo una pirlatura. E lo ricopriamo nuovamente. Fra mezz'ora faremo un'altra piega. Andiamo a fare ora la seconda piega.
cerchiamo di staccare la vasta, sempre stretch and fold. Firliamo. Vedete che bella liscia. Ricopriamo nuovamente e ci vediamo per l'ultima piega. Allora, siamo arrivati all'ultima piega. Stacchiamo con... andiamo a fare l'ultima piega. E lo mettiamo nel contenitore, facciamo la virlatura. E lo mettiamo nel contenitore unto di olio. Ecco, lo mettiamo qui dentro. Lo copriamo con un coperchio. Se non avete un contenitore con un coperchio, un contenitore con la pellicola va bene lo stesso. E lo facciamo lievitare a temperatura ambiente, senza infilarlo nel forno con la luce accesa, perché già c'è caldo, quindi non c'è questa necessità. Appena raddoppierà, ci rivediamo. A dopo. Nel frattempo che il nostro impasto sta lievitando, io preparo il condimento per il nostro sfincione e inizio dalle cipolle. Le cipolle vanno messe nel wok o in una padella e vanno cotte, vanno prima ammorbidite con un bicchiere d'acqua in modo tale che la cipolla incomincia ad ammorbidirsi, e del sale. Non appena la cipolla si sarà ammorbidita, andremo a mettere l'olio e la soffriggeremo e poi aggiungeremo il resto degli ingredienti. Ci vediamo. Allora, le nostre cipolle si sono appassite, hanno assorbito tutta l'acqua. Adesso andiamo a mettere l'olio, così soffriggeranno un pochino. Il tempo che si soffriggono un pochino e poi aggiungiamo i pezzetti di pomodoro. Allora, le nostre cipolle si sono ben rosolate. Adesso possiamo aggiungere i nostri pezzettoni di pomodoro. Così. Abbassiamo un po' la fiamma. Allora, condiamo, aggiustiamo un po' di sale, un po' di pepe, mettiamo il nostro origano, sì, bello sbriciolato, profumatissimo. Anche un cucchiaino di zucchero che servirà a togliere l'acidità del pomodoro. Allora, portiamo a cottura il pomodoro e poi lo facciamo raffreddare questo sughetto, e una volta che è freddo, dopo che abbiamo steso lo sfincione, lo andremo a spalmare sopra. Allora, il nostro pomodoro, il nostro condimento è pronto, ma nel frattempo, una volta abbiamo finito questo, andiamo a tostare il pan grattato, che poi metteremo sopra sempre come condimento, e lo andiamo a tostare con l'olio.
sapete che in Sicilia il pan grattato atturrato, a mollica atturrata, è un condimento essenziale in molte pietanze. E allora lo faremo diventare dorato e poi lo spegneremo. Allora, abbiamo preparato tutti i condimenti, il nostro impasto è ben lievitato, guardate qui, guardate che belle bolle che ci sono. Adesso lo andremo a stendere, oleiamo la nostra teglia, va bene. Ecco qui, e adesso andiamo a mettere il nostro impasto qua dentro. Facciamo scendere, vediamo se riesce a staccarsi, si sta staccando. Ecco qui, guardate quante bolle di lievitazione ci sono. Andiamo a ripulire un po' il contenitore. Ecco. Ecco fatto. Adesso andiamo a stendere piano piano il nostro impasto. Cerchiamo di pareggiare bene tutti i lati, di spingere l'impasto verso la parte esterna. Naturalmente adesso si è sgonfiato, ma appena noi lo andremo nuovamente a condire, lo lasceremo rigonfiare nuovamente una mezz'oretta, rilieviteranno di nuovo il tempo che il forno si riscalda e raggiunga la temperatura di 250 gradi. Adesso andiamo a condire, iniziando dalle acciughe che abbiamo lavato, abbiamo tolto il sale. E andiamo a riempire tutta la nostra superficie con l'acciuga. Abbiamo finito con l'acciuga, adesso andiamo a mettere il nostro caciocavallo ragusano. Lo mettiamo sotto, così farà aderire perfettamente il sugo di pomodoro e cipolla. Ecco qui, spargiamolo bene in modo tale che sia omogeneo in tutti i posti. Una volta che abbiamo messo questo, possiamo mettere il nostro pomodoro con la cipolla. Sapete il profumo che c'è? Profumo di origano, profumo di cipolla. Sapete perché si chiama sfincione? Questa parola deriva dal greco
spongos, che vuol dire spugna, perché è un impasto spugnoso, morbido, alto, morbidissimo, come una spugna, quindi da qui il nome sfincione. E da qui deriva anche il nome della sfincia di San Giuseppe, che è pure un impasto bello morbido. Quindi tutti quegli impasti, quei prodotti, diciamo, dolciari o di rustici, che portano questo nome, hanno questa consistenza bella morbida e spugnosa. Cerchiamo di spargerlo bene. Ripuliamo bene la ciotola. Ecco qui. Adesso mettiamo il caciocavallo grattugiato. Una bella spolverata. Ce ne sono tante versioni, anche qui in Sicilia c'è quella palermitana, che è questa, poi c'è quella bagherese, poi la fanno anche nella Sicilia meridionale con altri ingredienti. Adesso andiamo a mettere la nostra mollica atturrata con l'olio, quindi che ricopre l'ultima parte, diciamo, della... ecco qui, ricopre il formaggio. Così troveremo anche un crosticino croccante. Adesso che è tutta pronta, mettiamo un altro filetto di olio di sopra. Andiamo a mettere la pellicola. Andiamo ad accendere il forno, mettiamo la pellicola e lo facciamo riposare un'altra mezz'oretta, tre quarti d'ora, in modo tale che incomincia nuovamente la sua lievitazione. Appena il forno poi sarà caldo, lo inforneremo a 250 gradi all'incirca per 20 minuti, mezz'ora. Ecco il nostro sfincione appena uscito dal forno, è caldo caldo, quindi non lo possiamo tagliare per ora, aspettiamo che si raffredda un pochino, poi lo andremo a tagliare, a vedere come è venuto all'interno. Però vi assicuro che c'è un profumino in cucina non indifferente. Quindi andremo poi a fare, una volta che lo taglieremo, andremo a fare la prova dell'assaggio a dopo. Ecco che abbiamo tagliato il nostro sfincione, guardate qui che morbido, guardate che sofficità, guardate. Proprio per questo si chiama così sfincione, perché è soffice, è spugnoso come una spugna, vedete qui, guardate che morbidezza. Adesso andremo a fare la prova dell'assaggio. Assaggiamo allora il nostro sfincione, vediamo com'è venuto. Il profumo c'è, la morbidezza pure, vediamo il sapore. Indescrivibile, ragazzi, buonissimo, buonissimo davvero. Vi consiglio di farlo, poi se non lo volete fare, pazienza, non sapete cosa vi perdete. Poi se decidete di farlo, scrivete i vostri commenti, se l'avete fatto, se avete domande da farmi, mettete i vostri like.
e poi condividete questa ricetta con i vostri amici e soprattutto, oltretutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e sostenetelo. Ciao a tutti, alla prossima!